Patrizia Besio, 46 anni di Poggi Ridenti, è rimasta uccisa assieme al marito, 49enne giamaicano, nella notte di venerdì scorso in un agguato presso la propria abitazione a Negril. Ancora sconosciute le reali cause di quella che appare come una vera e propria esecuzione. Il consigliere di maggioranza Angelo Rovedatti lascia la giunta e rinuncia alla delega alla manutenzione urbana. Per il sindaco di Morbegno, Alberto Gavazzi, primo duro colpo. Entra in funzione il 5 dicembre prossimo il servizio di consulenza a favore di aziende agricole e agroalimentari della provincia. Lo sportello etichettatura e sicurezza alimentare farà luce sulla tutela degli alimenti. Tante iniziative e ospiti e l'arrivo di due innovative cupole geodetiche per l'imminente 15ª edizione dei mercatini di Natale. Ad Albosaggia questa mattina la presentazione dell'evento. Un saluto ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione del TG di Telesondrio News. Il nostro telegiornale si apre quest'oggi con la tremenda notizia giunta in Italia soltanto nella mattinata di ieri dell'omicidio di una donna originaria di Poggi Ridenti, Patrizia Besio, da anni residente in Giamaica. A morire assieme a lei il marito 49enne, un imprenditore originario dell'isola caraibica. Il movente di quella che di fatto appare come una vera e propria esecuzione rimane avvolto nel mistero. Ne parliamo nel primo servizio del nostro TG. Vediamo. Nessuna pista esclusa, seppure la più accreditata, rimanga quella della rapina finita nel sangue. A Negril, nel sobborgo di Westmoreland, zona West End di una delle località turistiche più note della Giamaica, l'omicidio di Patrizia Besio, la 46enne originaria di Tirano ma per anni residente a Poggi Ridenti, e di suo marito Osborne Richards, 49 anni, scuote le cronache locali e nazionali, nonostante il numero elevato di uccisioni registrate dall'inizio dell'anno, ben 79 nel solo distretto in cui la coppia abitava da tempo. Da queste parti, complice l'elevato tasso di povertà e di criminalità ad essa connessa, un copione tristemente noto, quello dell'agguato. L'irruzione in casa, probabilmente di più malviventi, che dopo aver immobilizzato le due vittime, legando loro i polsi con un cavo elettrico ed una cintura di stoffa, e dopo aver prelevato dall'abitazione un televisore, il frigorifero e altri apparecchi elettronici, non esitano ad aprire il fuoco contro la coppia per una morte che, fonti della polizia, attesterebbero tra la mezzanotte e l'una di venerdì notte. Numerosi i colpi esplosi dagli assalitori, secondo le testimonianze raccolte dagli agenti. Il sovrintendente Robert Gordon, al comando della polizia di Westmoreland, parla di un massiccio impiego di agenti e militari. C'è stato un aumento dei casi di omicidio nel nostro distretto e quanto accaduto scuote la nostra comunità. Stiamo procedendo con molti controlli e un incremento di agenti e militari impiegati nelle ricerche dei colpevoli. Seguiamo delle valide tracce e contiamo di arrivare presto ai colpevoli. Fonti dei media locali non sembrano però scartare altre ipotesi sulle ragioni del duplice omicidio, tra queste motivi legati all'attività imprenditoriale del marito della Valtellinese. Patrizia, prima di tre figli di un noto dentista, titolare di uno studio a Sondrio, una vita legata ai viaggi ed una occupazione nel settore turistico, il cuore l'aveva lasciato nei Caraibi, di fatto patria di adozione per la donna che qui aveva coronato il proprio sogno d'amore. E lei in Giamaica aveva fatto ritorno circa due settimane fa, dopo una stagione lavorativa trascorsa presso il lago di Garda. L'ho incontrata al giorno, una quindicina di giorni fa, mi ha detto che sarebbe partita il giorno dopo e che era finita la stagione estiva, era tranquilla. Ed è dalla casa di Poggi Ridenti, luogo nel quale la famiglia si è raccolta in questo momento di profondo dolore, che nelle prossime ore i parenti della vittima partiranno alla volta della Giamaica per il riconoscimento delle spoglie, in attesa degli esami autoptici che meglio sapranno dire rispetto alla dinamica del decesso. Il paese retico si è stretto intanto attorno ai familiari della donna. Mi unisco in un profondo cordoglio nei confronti della famiglia, che sicuramente è una notizia che crea sgomento non solo alla collettività di Poggi Ridenti ma anche alla provincia intera. La crocscritta di mia figlia che andava a scuola insieme qua a Poggi. Lo conoscevo di vista essendo di Poggi Ridenti, io essendo abitante di Tresivi, quindi i paesi sono vicini. Conoscevo invece molto bene, molto meglio i trascorsi dei fratelli gemelli Besu per i loro trascorsi nel mondo dello sport, in particolare del calcio. Nel pomeriggio di oggi a Chiavenna, in via Pedretti, al civico 31, un incendio ha parzialmente danneggiato un'abitazione tra il primo ed il secondo piano. Le cause del sinistro sono tuttora al vaglio degli inquirenti. Non vi sono fortunatamente persone coinvolte nel rogo. Sul posto 10 uomini del distaccamento Vigili del Fuoco di Mese con un'autopompa, un'autoscala e un'autobotte. Con loro anche i carabinieri del comando di Chiavenna e gli agenti della polizia locale.
A Morbegno l'uscita dal gruppo della maggioranza del consigliere Angelo Rovedatti scatena non poche polemiche. Il consigliere di minoranza Paola Mezzera abbandona la sala dopo aver chiesto chiarimenti sulla posizione di Rovedatti. Per il sindaco Alberto Gavazzi la scelta dell'ex consigliere di maggioranza è stata una sorpresa. Il servizio di Simone Belletti. È il caso Rovedatti a tenere banco nel Consiglio Comunale di Morbegno. Clima teso e polemica a caratterizzare la seduta a fiume di venerdì scorso. Il consigliere della maggioranza Angelo Rovedatti ha ufficializzato la scissione dalla Giunta Gavazzi, rinunciando così alla delega alla manutenzione urbana. È scoppiata dunque la prima mina, pochi mesi dall'insediamento della nuova amministrazione, con gli inevitabili strascichi. Il consigliere di minoranza Paola Mezzera, dopo aver chiesto delucidazioni al sindaco Alberto Gavazzi sulla posizione di Rovedatti, ha espresso tutto il suo sgomento, abbandonando successivamente l'aula. Non sono passati nemmeno 8 mesi dall'insediamento che si è verificata una scena già vista fra questi banchi 10 anni fa, con ruoli diversi ma con le stesse parti, ha detto il consigliere. Rovedatti, pur staccandosi dal gruppo svolto a Morbegno di Gavazzi, ha dichiarato di rimanere in consiglio nel ruolo di consigliere indipendente. L'ex componente della maggioranza parla di una scelta sofferta per quella che definisce una deleguccia provvisoria. Mi sarei aspettato anche la presidenza della Commissione del Territorio. Per Rovedatti, una decisione da lui ritenuta vergognosa e presa dall'alto. Nel gruppo consigliare, ha detto, c'è chi ha ricevuto anche un poker di nomine con competenze multiple. In politica non è come in matematica, meno per meno non dà sempre più. In questo caso lo sapevamo, avevamo ben presente che questo accordo elettorale scellerato sarebbe saltato. L'ha ben dimostrato il consigliere Mezzera con il suo intervento. Quando ci sono dei valori di fondo diversi non si può costruire un accordo elettorale su un programma elettorale che non può essere condiviso. E quindi, come ha detto giustamente Mezzera in Consiglio Comunale, accordi di potere per il potere. Non c'è niente dal punto di vista umano, perché non c'è niente. Mi spiace la lettura di tipo politico che è stato fatto, perché fare letture di tipo politico su argomenti di questo genere veramente non riesco a comprenderlo. Altro tema scottante è il restyling di Viale Ambrosetti, portato da doppio senso di marcia a senso unico e con una corsia occupata da soli parcheggi. Un atto di arroganza, un atto che mette in difficoltà la viabilità, un atto scellerato, un atto non ponderato e soprattutto una realizzazione che pone in poca sicurezza i nostri alunni che per attraversare la strada devono ovviamente fare una gincana tra le auto parcheggiate. È una grande tristezza nel vedere quest'opera che in fondo aveva una sua, come dire, dignità ed era comunque un'opera finita, e con un gesto secondo me di approssimato, anche un po' di arroganza, è stata così in 2448 ribaltata. L'estetica della via non è modificata. Sul porfido ci passano i pedoni, sull'asfalto ci stanno le auto. 1000 chilometri di sentieri, pari a circa il 10% della rete escursionistica lombarda, saranno risistemati a partire da gennaio 2020 grazie allo stanziamento di 2,5 milioni di euro messi a disposizione da Regione Lombardia per ripristino dei danni arrecati ai boschi dagli eccezionali eventi atmosferici del 29 e 30 ottobre 2018, quelli per intenderci della tempesta Vaia. Le risorse sono state destinate in base agli esiti del piano interventi redatto da ERSAF a seguito del censimento portato avanti con il supporto delle comunità montane sul territorio delle province più colpite dal maltempo, Brescia, Bergamo, Como e Sondrio. E nasce grazie alla collaborazione tra Camera di Commercio di Sondrio e il Laboratorio Chimico di Camera di Commercio di Torino il nuovo sportello etichettatura e sicurezza alimentare, un servizio per fornire alle aziende agricole e agroalimentari di Sondrio gli strumenti per un corretto approccio in materia di sicurezza alimentare ed etichettatura. Vediamo il servizio. Un servizio di consulenza a favore del vasto mondo delle aziende agricole e agroalimentari presenti nella nostra provincia su iniziativa della Camera di Commercio di Sondrio. È lo sportello etichettatura e sicurezza alimentare, in funzione dal 5 dicembre, e servirà per rendere più chiara una materia divenuta recentemente molto complessa.
La legislazione in materia di sicurezza alimentare è infatti sempre più intricata in seguito all'evolversi di nuove norme nazionali ed europee. L'etichettatura dei prodotti agroalimentari è una cosa, diciamo che è uno di quei capitoli molto importanti, in quanto con le nuove normative che a livello europeo vengono promulgate, poi dopo vengono recepite in Italia, c'è una continua un continuo aggiornamento su cosa mettere sulla tipologia dei vari prodotti. Obiettivo dello sportello: fornire assistenza da parte di personale qualificato alle imprese del territorio, aiutandole ad affrontare gli obblighi di legge e dando loro gli strumenti per un corretto approccio all'etichettatura. Un servizio nato grazie alla collaborazione tra la Camera di Commercio di Sondrio e il Laboratorio Chimico di Camera di Commercio di Torino. Collaboreremo con la Camera di Commercio, che ha istituito il servizio dello sportello etichettatura e sicurezza agroalimentare, nel aiutare le aziende agricole e le aziende agroalimentari a mettere a punto le proprie etichette, sia direttamente nel caso che il quesito o il dubbio sia abbastanza semplice da risolvere, oppure predisponendo assieme il quesito da presentare allo sportello del Laboratorio Chimico di Torino. Sicurezza alimentare, etichettatura ambientale, gli ambiti toccati dallo sportello. Un servizio che andrà incontro alle quasi 200 aziende del settore alimentare e alle oltre 2200 imprese agricole che operano nella nostra provincia. Grazie alla partnership con la Camera di Commercio di Torino, che ha realizzato il portale, che sarà in linea dal 5 di dicembre e che svilupperà il servizio di assistenza consulenziale. Servizio di assistenza consulenziale che in questa prima fase sarà completamente gratuito, fino a un equivalente di 3 ore di consulenza. Domani a Milano, presso Palazzo Pirelli, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con gli assessori Martina Cambiaghi, Sport e Giovani, Massimo Sertori, enti locali, montagna e piccoli comuni, insieme al sottosegretario Antonio Rossi, grandi eventi sportivi, parteciperanno alla conferenza stampa di presentazione dell'evento Coppa del Mondo di Sci 2019 a Bormio, in programma a fine mese in Valtellina. All'appuntamento sarà presente anche Flavio Roda, presidente della Federazione Italiana Sport Invernali. Albosaggia per il 15° anno consecutivo riaccende le luci del Natale con gli oramai abituali mercatini di Natale, non senza qualche novità, ne parliamo nel prossimo servizio. 14 e 15 dicembre, segnate queste due date in agenda perché per il 15° anno Albosaggia si prepara ad ospitare i mercatini di Natale. Per il paese orobico, un'occasione di incontro oramai consolidata sullo sfondo di un'atmosfera tipicamente natalizia, fatta di bancarelle, artigianato, spettacoli, musica e giochi destinati ai più piccoli, vera anima dell'intera manifestazione. Per Albosaggia e per tutta la Valtellina un volano attrattivo che con il passare degli anni richiama a sé un numero sempre crescente di visitatori provenienti da diversi punti della regione. Questa mattina la presentazione dell'oramai prossima manifestazione. Fondazione e amministrazione comunale di Albosaggia sono stati i precursori dei mercatini di Natale in Valtellina, che oggi invece si realizzano in molti altri territori. Albosaggia, tuttavia, sa renderli sempre interessanti e oserei dire anche unici. Dietro alla macchina organizzativa della 2 giorni, un lavoro di squadra a dir poco impeccabile. Ma diamo uno sguardo al fitto programma dell'edizione 2019, a cominciare dalla mostra dei presepi, curata dall'artista abruzzese Piero Boschetti, vecchia conoscenza del Natale Bosacce. Agricoltori, artigiani ed altri artisti, tra questi l'interprete teatrale Procopio, animeranno poi le vie del borgo dislocato nella zona del centro. Un viaggio fuori dal tempo, un'istantanea su una cultura alla quale il paese orobico non perde occasione per dimostrare tutto il proprio attaccamento. In sottofondo la musica delle zampogne, dei fisarmonicisti e dei cori gospel. Con più di qualche novità, tra queste la presenza di 2 grandi cupole geodetiche, tensostrutture a iglu riscaldate. Le novità di quest'anno sono soprattutto gli iglu riscaldati, uno interamente dedicato ai bambini. Nell'altro iglu ci saranno invece, lo spazio è stato organizzato dai ristoratori del paese e ci saranno anche possibilità di apericene e di happy hour e addirittura pesce e zuppa di pesce.
In un crescendo qualitativo oramai costante, a far bella mostra di sé anche la casa di Babbo Natale, gli stand dedicati agli intagliatori del legno e agli animali, fedeli compagni di chi, in questo lembo di Orobie, è interprete di un'intramontabile tradizione. Tutti intorno gli allestimenti disegnati e realizzati dagli studenti di Albosaggia per un'occasione destinata a mettere assieme più generazioni. Come ogni anno, durante la seconda serata della manifestazione, la proclamazione della Donna dell'Anno, un premio alla vera interprete della famiglia. Albosaggia, quando ho iniziato con la prima edizione, probabilmente era il primo paese nella nostra provincia a organizzare i mercatini, che da subito hanno riscosso grande successo. Si punta sulla qualità e sull'atmosfera natalizia legata ai mercatini, cercando ogni anno di concentrare su un argomento, creando un'atmosfera che veramente richiami il Natale. L'area destinata ad ospitare i mercatini di Natale sarà agevolmente raggiungibile attraverso un servizio di bus navetta gratuito con partenza dal campus scolastico di Albosaggia. È in programma Sondrio per giovedì prossimo, 5 dicembre alle ore 21, presso la sala Fabio Besta della Banca Popolare di Sondrio, la presentazione del libro Il mio amico Nepal, un lupo alpinista, le montagne e la vera libertà. La storia straordinaria di Nepal, il cane alpinista che ha scalato il Monte Rosa conquistando il record europeo e del legame speciale con il suo amico umano che gli ha permesso di superare ogni limite. Presenti all'incontro gli autori del volume, Andrea Scherini e Salvatore Vitellino, assieme al lupo Nepal. A moderare l'incontro Alberto Comuzzi, direttore di Valtellina News. Ed ora andiamo in Alta Valle per un premio che consacra la bravura di insegnanti e studenti dell'Istituto Superiore Statale Alberti di Bormio. Sul podio niente meno che la zuppa di cipolle. Vediamo il prossimo servizio. L'Associazione Industriale Bresciana e Confindustria Lecco e Sondrio non hanno dubbi e incoronano chef dell'anno gli alunni della terza sala e cucina dell'Istituto Superiore Statale Alberti di Bormio che si aggiudicano la settima di sfida concorso agroalimentare caseario dalle Alpi ai Pirenei intitolato Antichi sapori nascosti tra i monti, tenuta il 21 novembre scorso nelle sale della scuola collega Giorgio Perlasca di Idro, in provincia di Brescia. Sul piatto d'oro l'antica ricetta della zuppa di cipolle gratinata con crostini di pane di segale e Valtellina casera DOP, che recita l'antico detto valtellinese, in manna e duttura in ruina. Orgoglio per il dirigente scolastico Bruno Speckenhauser e l'insegnante di cucina Cristiano Scandella, da ben 4 anni impegnato a trasmettere agli allievi i suoi saperi. Si sono comportati molto bene, sono molto soddisfatto di loro, è il terzo risultato utile con la classe che abbiamo fatto, sia a maggio nella prima semisfida all'interno della provincia, adesso con la vittoria di Idro. E in più abbiamo avuto anche Michele che ha vinto il concorso di Mattias, Michele Rodigari. Il percorso ci ha portato a fare uno studio attento su quelle che erano le tradizioni locali, collegandoci a quelle che sono le tradizioni d'Oltralpe, perché ci siamo spostati dalle Alpi ai Pirenei. Strategia vincente quella dell'utilizzo di ingredienti che valorizzassero la cultura della stagionalità nella ricercatezza dei prodotti locali e della biodiversità con un occhio attento alla tradizione locale e la mente protesa all'innovazione. La giornata del concorso di Confindustria Lecco e Sondrio si rivela così un vero e proprio viaggio enogastronomico nel quale i giovani bormini si sono dilettati nella ricerca delle origini di piatti e leggende legate alla cipolla, ortaggio umile, immancabile nella cucina contadina valtellinese e valchiavennasca. Abbiamo preparato una zuppa di cipolle classica e con dei crostini di pane di segale e del casero. Il secondo consisteva in un piatto, un petto di pollo rivisitato con l'uva che abbiamo fatto essiccare raccolta sui vitigni del Nebbiolo, con 2 contorni, un tortino di patate con bechamel e un broccolo e una crema di broccoli per decorare il piatto. Siamo soddisfatti perché dopo il lavoro che abbiamo fatto abbiamo ottenuto un risultato. Un valore nutrizionale, quello della cipolla, accreditato sin dai tempi degli Egizi, convinti che il suo forte aroma potesse ridonare il respiro ai morti. Era parte della dieta degli operai che costruirono le piramidi, addirittura oggetto di culto, quando la forma sferica e gli anelli concentrici dell'ortaggio venivano associati alla vita eterna. Per i ragazzi di Bormio un onesto tributo a tanto lavoro in una scuola indirizzata a fornire strumenti ideali per produrre, come in questo caso, qualcosa di alternativo e nuovo. Abbiamo curato nei minimi particolari ogni aspetto dell'abbinamento cibo-vino, cercando in ogni piatto le proprie caratteristiche e la propria essenza per poterlo abbinare a dei vini capaci di trasmettere delle sensazioni nette e prorompenti. Questo connubio ci ha permesso di portare avanti la territorialità.
Appuntamento a venerdì 13 dicembre prossimo per il pranzo di auguri per questo Natale. Questo concorso sia importantissimo anche per la scuola, per ribadire, se ce ne fosse ancora bisogno, della centralità dell'indirizzo professionale alberghiero all'interno dell'Istituto Alberti. Ed ora, come di consueto, i risultati calcistici dei campionati provinciali e regionali del fine settimana. Sentiamo. Tempo di risultati del weekend calcistico appena concluso, il primo del mese di dicembre. Partiamo dal campionato di Serie D, 16ª giornata di andata. Caravaggio Seregno 1-1, Castellanzese Brusaporto 0-3, Folgore Caratese Virtus Bolzano 2-0, Inveruno Villa Valle 4-3, Legnano Virtus Ciserano Bergamo 2-1, Levico Terme Arconatese 3-0, Milano City Draw Alto Garda 2-2, Nibbiano Giono Tritium 1-1, Ponte San Pietro Prosesto 0-1, infine Scanza Rosciate Sondrio 1-0. Il Sondrio perde la partita e rimane a 25 punti. In promozione 13ª di andata, Arcadia Dolzago Muggiò 1-2, Arcellasco Altabrianza Tavernerio 1-2, Brianza Cernusco Merate Casati Arcore 3-0, Cabiate Viberonchese 1-2, Castello Cantù Speranza Grate 2-1, Concorezzese Aurora Calcio 7-0, Lissone Barzago 2-1, Luciano Manara Colico Derviese 2-1. La Colico Derviese è a 15 punti in classifica. La prima categoria, 13ª giornata di andata, Berbenno Albosaggia Ponchiera 1-2, Calolzio Corte Costa Masnaga 1-3, sospesa la partita Chiavennese Galbiate, Giovanile Canzese Cosio Valtellino 3-2, Missaglia Maresso Bella Gina 3-1, Olimpia Grenta Polisportivo Rotorio 2B 1-0, Olympic Morbegno Arso Rovagnate 0-1, Veduggio Tiranese 3-0. In classifica, in prima posizione 29 punti per Olimpia Grenta, 24 Missaglia Maresso e Olympic Morbegno, 23 Veduggio e Arso Rovagnate, 21 Albosaggia Ponchiera, 19 Costa Masnaga e Galbiate, 18 Giovanile Canzese e Bella Gina, 16 Berbenno, 13 Polisportivo Oratorio 2B, 12 Cosio Valtellino e Calolzio Corte, 5 Chiavennese, 3 punti la Tiranese. Infine il campionato di seconda e terza categoria, 13ª di andata, Atletico Cosio Ardeno Buglio 0-3, Dubino Bormiese 4-2, Grosio Valchiavenna 4-2, Piantedo Sondalo 8-0, Polisportiva Villa Delebio 3-0, Livigno Pratacalcio 1-3, Valmalenco Penta Piateda 3-0, riposava la Talamonese. 35 punti in classifica per Valmalenco, 30 Grosio, 28 Dubino, 23 Ardeno Buglio e Talamonese, 21 Pratacalcio, 19 Polisportiva Villa, 17 Valchiavenna, 16 Bormiese, 15 Delebio, 14 Penta Piateda, 13 Atletico Cosio, 12 Piantedo, 8 Livigno, a 0 il Sondalo. È tutto, vi ricordo che potete trovare risultati e classifiche sul nostro sito radiotsn.tv nell'area sport. E con i risultati calcistici si chiude il nostro telegiornale. Appuntamento alle prossime edizioni del TG di Telesondrio News. Buona serata. Al Quadrifoglio, a Sondrio, il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile. Al Quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti, camiceria, maglieria, calzature e accessori uomo delle migliori marche. Al Quadrifoglio, l'abbigliamento maschile di qualità, al prezzo giusto. Ci trovi a Sondrio in via Caimi 72, telefono 0342 51 49 71. Per te, donna, che cerchi nella moda uno stile davvero personale, c'è New Probabile Donna, la boutique di Sondrio in via Mazzini 15, dove puoi creare il tuo look al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti. New Probabile Donna. Da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour. Un'eleganza decisamente sofisticata, con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità. New Probabile Donna. Abbigliamento, borse, accessori e calzature. A Sondrio, in via Mazzini 15. Immaginari. L'idea che non avevi in testa. A Sondrio, in via Bonfadini 9/A, zona stazione. Orario continuato dalle 9 alle 19. Giovedì, aperto fino alle 21. Appuntamenti allo 0342 03 12 35.